avevano fatto del prestito usurario un vero e proprio business, imponendo tassi di interesse del 120% annuo alle 6 persone arrestate questa mattina dai carabinieri nella piana di Gioia Tauro. Un'indagine lampo, quella condotta dai militari della compagnia di Tauria 9, è culminata con l'operazione odierna ribattezzata Tentacolo, che ha comunque consentito di far luce su un fenomeno piuttosto frequente in realtà economiche depresse come la provincia di Reggio Calabria, le difficoltà finanziarie e di accesso al credito che costringono molti imprenditori a ripiegare su altre strade da cui a volte è difficile uscirne fuori. Ascoltate queste intercettazioni. È successo ai due imprenditori oleari di Cittanova, vittime di questo vero e proprio circuito usurario, costretti, dopo aver ottenuto prestiti per circa 250.000 euro, a versare ai loro aguzzini circa 20.000 euro al mese. Una situazione che si trascinava da oltre 5 anni e destinata ad andare avanti, complice il silenzio delle vittime preoccupate di eventuali ritorsioni. È stata infatti un'intuizione degli investigatori dell'arma a disvelare il sistema allestito dai 6 arrestati, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine e ritenuti contigui alla cosca rosarnese de Molè. L'operazione di oggi, infatti, scaturisce da un'altra attività di indagine avviata a seguito dei numerosi atti intimidatori compiuti contro il presidente della Banca del Credito Cooperativo di Cittanova e dalle conversazioni telefoniche da lui intrattenute con un imprenditore locale, identificato poi in uno dei due imprenditori finiti nella rete degli usurai. I successivi riscontri, anche attraverso l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso poi di giungere all'esatta identificazione dei responsabili. Non è stato semplice anche in questo caso, gli investigatori hanno dovuto fare a meno ovviamente di qualsiasi apporto investigativo o collaborativo, e gli imprenditori hanno narrato la loro storia solo dopo che erano state già raggiunte le prove della vessazione continua a cui erano sottoposti. In questo sì, non abbiamo ancora una piena collaborazione, ma credo che fatti come questo possano incoraggiare le persone ad avere maggiore fiducia. Partirà da lunedì prossimo 18 ottobre l'impiego dei militari dell'esercito per la vigilanza degli uffici della Procura della Repubblica e della Procura Generale di Reggio Calabria. Lo si apprende dalla Prefettura di Reggio Calabria. L'iniziativa ha uno scopo preventivo e di controllo continuativo dopo l'intimidazione compiuta il 5 ottobre scorso con il ritrovamento di un bazooka davanti la sede della Procura della Repubblica in seguito ad una telefonata anonima al 113 in cui si rivolgevano minacce al Procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone. Nell'operazione saranno impiegati circa 80 militari appartenenti alla Brigata Aosta. L'impiego dei militari rientra nell'operazione Strade Sicure, che è già in atto su tutto il territorio nazionale. Nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto Luigi Varratta per giovedì prossimo, 14 ottobre, sarà valutato se il presidio da parte dei militari, oltre che negli uffici della Procura della Repubblica e della Procura Generale, debba essere esteso anche all'abitazione del Procuratore Generale Salvatore Di Landro, davanti alla quale il 26 agosto scorso è stata fatta esplodere una bomba. Il piano di rientro dal debito sanitario è una grande sfida per il raggiungimento di un obiettivo che è più vasto e più importante. Così il Presidente della Regione Scopelliti ha iniziato la sua illustrazione del piano ieri a Vibo Valentia, terza tappa di un giro nelle province per spiegare ai calabresi le iniziative decise per ripianare il debito e realizzare una sanità di qualità. Davanti ad una folta platea composta da amministratori locali, sindacalisti, medici, cittadini e dalla presenza del Presidente della Commissione Attività Sanitarie del Consiglio Regionale Nazareno Salerno e dell'Assessore alla Formazione e Lavoro Stilitani, Scopelliti ha spiegato che il piano, oltre a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, innesca un meccanismo culturale.
Facendo bene nel settore della sanità, ha detto Scopelliti, si farà sicuramente di conseguenza bene in altri settori importanti come il lavoro, il turismo e l'ambiente. La politica, ha proseguito il governatore, metta in campo le proprie idee e i propri progetti positivi, altrimenti rischiamo di associare la stessa politica alle lobby affaristiche. Occorre quindi grande coraggio per attuare questo piano di rientro di cui dobbiamo farci carico da soli. Dobbiamo andare avanti con queste grandi scelte. Scopelliti ha anche criticato la precedente giunta regionale, colpevole a suo dire di avere delegittimato alcuni ospedali svuotandoli di contenuto. Nei fatti li hanno chiusi, ha sostenuto. Il Presidente della Regione, così come aveva fatto a Catanzaro prima e a Cosenza poi, è entrato nel dettaglio degli interventi previsti dal piano. Al Dipartimento Lavori Pubblici della Regione i tecnici stanno lavorando assieme ai giuristi per attuare una serie di verifiche. Appena sarà completato questo passaggio, assieme al Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, terremo una conferenza stampa per spiegare tutto. Lo ha detto l'assessore regionale ai lavori pubblici Giuseppe Gentile in relazione alla vicenda del blocco della legge regionale 36 del 2008, disposto da circa 3 mesi. Sulla questione dello stop imposto dall'assessore al bando per 150 milioni di euro finalizzato a sostenere soggetti in difficoltà per l'acquisto e la locazione della prima casa, è intervenuto in questi giorni un cartello di associazioni formato da ANCI, Confindustria ANCE, CGL, CISL e UIL e Lega Coop Calabria, che lamenta le ripercussioni negative del blocco sull'avvio di decine di cantieri che stavano aprendo e altri che avevano già avviato i lavori. Domani le associazioni terranno una riunione per discutere della problematica. Il presidente degli industriali catanzaresi, Giuseppe Gatto, si è presentato persino negli uffici dell'assessorato chiedendo notizie sulle procedure di revoca del bando. Vogliamo avere un quadro certo, ha aggiunto Gentile, per evitare di alimentare polemiche a vuoto. Appena avremo il risultato delle verifiche, tra qualche giorno spiegheremo tutto.